piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il cielo fa, ma una birra fa gola di più in questo giorno appiccicoso di caucciù. Sono seduto in cima a un paracarro e sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio. 800 ciclisti provenienti da tutta Italia hanno partecipato alla seconda edizione della Gran Fondo dei Colli Ascolani, la gara amatoriale che intende sempre più congiungere il capoluogo piceno alla passione per le due ruote. Alla kermesse ciclistica organizzata dal Comune e dalla Meri Confezioni, due i percorsi affrontati, quello breve di 93 km e quello più esteso della lunghezza di 120 km. Speriamo soprattutto che non piove, quello è importante, però è importante divertirsi e siamo qui per fare questo. Preparazione amatoriale, perché purtroppo lavoriamo e quindi il tempo che riusciamo a dedicare al lavoro è alla bicicletta è quello che è. Non è che abbiamo tantissimo tempo, però basta per divertirci. Insomma, un po' appesantiti devo dire, perché mi sentite anche dalla voce, non sono esattamente in forma per una grande corsa, però l'importante è dice del Coubertin e partecipare. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita, e i francesi ci rispettano, che le balle ancora gli girano, e tu mi fai, dobbiamo andare al cinema, vai al cinema, vacci tu, zazzarazzaz, zazzarazzaz. Questa è una gara che è nata con la nuova amministrazione comunale di Ascoli, siamo alla seconda edizione, un successo organizzativo non indifferente perché circa 800 partecipanti, quindi è il numero che già sicuramente dà una risposta al grande sforzo che è stato fatto. Abbiamo coniugato anche alla bella gara sportiva anche una promozione del nostro territorio, quindi una promozione dei nostri bei monumenti, ma soprattutto anche una promozione dei nostri prodotti locali. Infatti tutta quanta la gara ha a partire dai premi, ma anche al pasta party che verrà offerto a tutti quanti gli intervenuti, sarà contraddistinto proprio dall'offerta di prodotti locali, quindi una bella, coniughiamo proprio in una maniera giusta la promozione del territorio con la promozione dei valori sani dello sport. Alla fine della gara, la cui partenza è stata fissata in Piazza Roma, luogo anche del traguardo, per la sezione uomini il primato dell'itinerario più corto è stato appannaggio di Alessandro Carini, della squadra di Sauro Simoncini, mentre la prima tra le donne nell'affrontare i 93 km è stata Emanuela Sampaolesi, dello stesso team. È stata veramente dura, poi dopo 50 km ma sono andato via e niente, ma sono stato 70 km in fuga, credevo che quando mi hanno preso credevo di non farcela più. C'avevo mio fratello con me dietro nei 15, ha aiutato un po' lui, poi ma quando ho visto che insomma cioè, le cose si mettevano male ho fatto l'ultimo sforzo per cercare di vincere e fortunatamente ce l'ho fatta. I vincitori del percorso più lungo sono stati invece Antonio Daniello, della squadra cercaaziende.team, Cycling Team, e Barbara Lancioni, appartenente alla Sintesi Vittoria Cicli, Copparo Castelli. A questa gara avevo già partecipato, quest'inverno ero stata invitata da Gianni a provare il percorso perché c'era la presentazione e lo conoscevo e adesso devo dire l'ultima salita, sempre durissima, è andata bene, sono contenta e... Io dico sempre, l'importante è divertirsi, poi se si vince va sempre bene e fa piacere. Se tu vuoi andare vai e vai che sto qui aspetto Bartali, scalpitando sui miei sandali, da quella curva spunterà. Credo che sia andata abbastanza bene, abbiamo confermato e aumentato anche il numero dei partecipanti. Per noi come comitato organizzatore era fondamentale, anche dato l'appoggio che ci ha dato il sindaco, che è un appassionato, portare ad Ascoli tantissimi, tantissimi sportivi, perché credo che sia fondamentale per una città come Ascoli coniugare lo sport con il turismo e far conoscere anche le bellezze della nostra città, che è la cosa più importante. E i giornali che svolazzano, e tu mi fai, dobbiamo andare al cinema, vai al cinema, vacci tu, zazzarazzaz, 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 zazzarazzaz.